Poracci, riconoscere Lunacy era praticamente impossibile, infatti è arrivata solo una risposta corretta, ma sospetto ci sia stato lo zampino di Google Lens. Tra le risposte sbagliate sono rimasto abbagliato da Alessandro, che cita totalmente random il gioco di Amici di Maria De Filippi per DS, roba così trash e oscura che neanche su YouTube si trovano filmati di gameplay. Ma a questo punto dici, l'hai giocato? Perché ne hai memoria? È per caso il tuo gioco preferito di sempre? E mentre aspettiamo delucidazioni su questo mistero, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetevi! Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che vale molto di più di quello che costa. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima e, nello stranissimo caso che siate nuovi, vi spiego come funziona. Voi vi iscrivete al canale e vi mettete subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Al resto penso io. Mi raccomando, in descrizione trovate tanti links, tutti quanti da cliccare, fatelo. E niente, io ho detto tutto. Iniziamo! L'angolo della poracciata oggi è corposissimo, quindi non perdiamo tempo. Oggi sono un po' in anticipo rispetto agli orari dell'Epic Game Store, quindi per ora non posso ancora dirvi quale sarà il gioco che sostituirà Gladius Relics of War, ma visto che ci sono, e sono in anticipo anche su questo, vi ricordo che oggi iniziano i saldi primaverili di Steam e per quando vi starete gustando questa puntata del TG Poro, potrete già trovare gli sconti attivi sullo store di Valve. Buttateci un occhio. Il 12 aprile arriverà su Xbox e quindi sul Game Pass lo sfortunatissimo Ghostwire Tokyo, un approdo che sarà accompagnato dall'aggiornamento gratuito Spider's Thread, un update che promette nuove missioni, una nuova area esplorabile, nuove abilità e anche una nuova modalità di gioco. Aggiornamento che sottolineo sarà gratuito. Ma se non avete voglia di aspettare ancora un mese per recuperare il lavoro di Tango Gameworks e avete a disposizione una console Sony, l'offerta dei tier extra premium del PlayStation Plus di marzo fa il caso vostro. Ecco un'altra infornata di tutto rispetto per il catalogo in abbonamento di Sony, con il livello di mezzo, l'extra, che aggiunge tanta scelta ai suoi iscritti. Oltre a Ghostwire, arriveranno anche la collection di Uncharted 4 e del suo seguito spin-off, l'Indie Chia, che sarà disponibile dal Day One, Dragon Ball Z Kakarot e anche Immortals Phoenix Rising, questi più meritevoli, ma la lista non finisce qui. Invece il catalogo dei classici, in esclusiva del premium, mi lascia sempre un po' interdetto e questo mese avremo due giochi PSP, tra cui Ape Academy 2, che non ho mai giocato, e uno PlayStation 1, Ridge Racer Type 4. Non male, ma si può fare decisamente di meglio. Ora, una notizia bomba per tutti i collezionisti, una news che entra di diritto nell'angolo della poracciata. Limited Run Games ha annunciato dei cambi radicali nei suoi metodi produttivi che porteranno a dei cambiamenti tutti in favore di noi consumatori. Innanzitutto il processo produttivo delle Limited verrà standardizzato, riducendo così i tempi di attesa, ormai diventati biblici, che intercorrono dalla chiusura dei pre-order fino alla spedizione dei prodotti. Per accelerare quanto più possibile questo passaggio, le Limited avranno tutte un box esterno con la stessa forma e le carte collezionabili non saranno più prodotte. Vi lascio in descrizione il link dove vengono date le motivazioni che hanno portato a una decisione così radicale, ma la cosa più importante di tutte è che durante l'anno Limited Run Games aprirà un centro operativo in Europa che sarà accompagnato da un sito rivolto agli abitanti del vecchio continente. Questo significa che finalmente potremo dire addio a spese di spedizione e di importazione folli. Ormai era diventato praticamente impossibile acquistare da LRG senza spendere un patrimonio. Insomma, per una volta collezionare costerà di meno, ma non abituatevi. Ultimamente Bandai Namco è scatenata per quanto riguarda remaster e remake e secondo il giornalista di Xbox Era, Special Nick, l'azienda avrebbe intenzione di rispolverare il passato della serie Soul Calibur, ma non si sa bene se tramite una remaster del primo episodio o se proponendo una collection di più titoli. E nel caso fosse coinvolto anche il secondo episodio, sarei curiosissimo di sapere come gestiranno la faccenda. Soul Calibur 2 infatti presentava una particolarità che rendeva ogni versione unica. Il gioco aveva infatti dei personaggi esclusivi su ogni console, Spawn su Xbox e Yashi Mishima su PlayStation 2 e addirittura su GameCube Link, che troneggiava fierissimo in copertina. Ci sarà una versione definitiva con tutti i personaggi?
non lo so, non credo che Nintendo lascerebbe andare Link su un'altra piattaforma. E visto che si parla di vecchie glorie e possibili ritorni, un altro nome parecchio attivo nel campo della nostalgia è quello di Konami. L'anno scorso il Direct dedicato a Silent Hill ha riacceso la speranza dei fan di vecchia data di vedere il brand rinascere, e ora un copyright registrato dall'azienda lo scorso 7 marzo in Giappone sembra puntare verso un'altra serie storica, quella di Castlevania. Il marchio registrato riporta il nome Project Zircon, e l'unica associazione con la pietra preziosa Zircone è quella con Castlevania, dove il minerale poteva essere venduto in alcuni capitoli della saga, come Symphony of the Night, Lament of Innocence e Order of Ecclesia. Considerando la storia della serie e anche i recenti esperimenti di Konami, dovremmo aspettarci di tutto, da un pachinko a un nuovo Castlevania in 3D, fino a un classico Metroidvania in due dimensioni o anche un progetto NFT. Teniamo le dita incrociate. E intanto in questi giorni sono uscite le recensioni del prequel spin-off di Bayonetta, e non è che la critica aiuti molto in questo caso. Rimango molto in dubbio verso questo gioco che, nelle recensioni più crudeli, viene definito come un Okami Light, mentre dai più ottimisti come un interessante nuovo punto di vista su una serie che aveva bisogno di una rinfrescata. Il Metascore per ora è intorno all'80 e la demo mi ha convinto solo a metà. Rimango dell'idea che se si fosse optato per un prezzo di listino più contenuto, in molti avrebbero vinto i propri dubbi, ma a 60 euro mi sa che in pochi rischieranno l'acquisto. Recentemente Doug Bowser è stato intervistato da AP News e, oltre ad aver commentato il rincaro di Tears of the Kingdom sul suolo americano, ha anche risposto a una domanda molto diretta: cosa dobbiamo aspettarci dalla next gen di Nintendo? E in pieno stile Bowser, il presidente ha dato una non risposta, girando attorno all'argomento e focalizzandosi più che altro sul successo di Switch, ma confermando indirettamente anche la classica strategia Nintendo. Cito testualmente: uno dei motivi per cui siamo sicuri che Switch continuerà a ottenere ottimi risultati nei prossimi anni è il fatto che è ancora un device unico che permette di giocare in molti modi diversi. Una delle cose che ricerchiamo sempre è come possiamo sorprendere e deliziare, come possiamo introdurre nuove e uniche modalità di gioco. Questo è quello che è sempre al centro dei nostri pensieri. Ma quindi questo significa che la next gen Nintendo presenterà un altro concept innovativo e che non implementerà necessariamente la natura ibrida di Switch? Dai, sono curioso di sapere cosa ne pensate nei commenti. Dopo il Wiimote, il doppio schermo, il 3D, il paddone e la console ibrida, quale sarà la nuova evoluzione del gaming secondo Nintendo? Va bene, passiamo alle notizie del giorno, perché Nintendo ha aggiornato con molta sorpresa l'NSO, l'abbonamento base, introducendo 4 nuovi giochi, 2 per Game Boy, 1 per NES e 1 per SNES. E ci sono molte cose da dire al riguardo, ma le novità più interessanti in realtà arrivano non da vie ufficiali, ma dai data miner. Partiamo però dall'aggiornamento ufficiale. Da oggi sono disponibili 4 nuovi titoli sull'NSO: Kirby's Adventure 2, Burger Time Deluxe, Xevious e Side Pocket. Una selezione interessante, dai. Xevious è considerato come uno degli shooter più importanti di sempre, un gioco che ha popolarizzato la tecnica dello scorrimento verticale. Anche Side Pocket a quanto pare è considerato un simulatore di biliardo seminale, ed è un bene che sia stata scelta la versione Super Nintendo piuttosto che quella NES. Allo stesso modo, Burger Time Deluxe era la versione riadattata al Game Boy del grande classico arcade che qualche anno prima si era affacciato anche su NES. Di sicuro, se eravate già in giro nei primi anni 90, mi sarà capitato di mettere mano a questa versione. E poi c'è la vera star del quartetto, Kirby's Dream Land 2, che nonostante il numero nel titolo è in realtà il terzo episodio della serie. La serie è infatti nata su Game Boy e poi sbarcata su NES con Kirby's Adventure, ma poi, piuttosto che fare direttamente il salto su SNES, nel 95 è ritornata con il seguito diretto di Dream Land. Un gioco che sono curiosissimo di provare, anche se è un po' un peccato che Nintendo non abbia trovato un modo di sfruttare la possibilità di avviare il gioco in modalità Super Game Boy con tutte le migliorie che ne conseguivano per quanto riguarda la palette dei colori. Però in ogni caso, ben vengano aggiornamenti del genere. Certo, questo update ha più un valore storico che altro, dubito che qualcuno aspettasse con trepidante attesa la riedizione di Side Pocket, ma apprezzo molto lo sforzo di Nintendo nel creare questa sorta di biblioteca digitale che rende facilmente accessibile una porzione importante del suo passato. Però ecco, ora che ci sono 6 sistemi retro a disposizione, c'è veramente bisogno di una roadmap, così è un casino e non ci
si capisce niente. Quando vedremo nuovi titoli Mega Drive, che fine hanno fatto tutti i titoli annunciati in precedenza del Nintendo 64? Vedremo ancora altri aggiornamenti NES e SNES? In questo i calendari proposti da Microsoft e Sony sono su un altro livello e aiutano tantissimo ad organizzare il proprio tempo e anche le proprie spese. E poi ad aggiungere ulteriore confusione ci penso una scoperta fatta qualche giorno fa dai dataminer, che esplorando i file presenti nell'ultimo aggiornamento delle app Game Boy si sono resi conto che i programmatori hanno lasciato dei file molto interessanti. Sia nella versione giapponese che europea sono stati scovati degli screen di istruzioni che spiegano come utilizzare il Link Cable. I tutorial variano di gioco in gioco e non solo abbiamo la conferma che è previsto l'approdo di Zero Mission su NSO, e qui si gode tantissimo, ma inoltre è ormai quasi certo che prima o poi verranno integrate anche le funzionalità di questo cavo, che oltre al multiplayer serviva per utilizzare particolari funzioni che variavano di gioco in gioco. Chissà, magari ci stiamo sempre più avvicinando all'arrivo delle prime generazioni Pokémon su NSO. Ma se così fosse, siamo sicuri che il prezzo dell'abbonamento rimarrebbe invariato? Poracci, non so se vi rendete conto, ma ormai mancano meno di 2 mesi all'uscita di Tears of the Kingdom e del gioco non abbiamo visto ancora nulla. C'era chi sperava in un possibile approfondimento sul gameplay proprio la prossima settimana, ma purtroppo l'attesa sarà più lunga del previsto. Ultimamente avevamo infatti visto che Nintendo aveva confermato la sua partecipazione a un'importante fiera del videogioco nordamericana, il PAX East, che si terrà la prossima settimana, dal 23 al 26 marzo, a Boston. Sembrava si potesse trattare dell'occasione perfetta per dedicare spazio a Tears of the Kingdom, magari con una demo giocabile in fiera, e a seguire un treehouse associato all'evento. Un portavoce di Nintendo ha però fatto chiarezza, eliminando qualsiasi dubbio. La presenza di Nintendo allo show sarà dedicata alle attività di gioco competitivo. Più dettagli saranno svelati in seguito. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom non sarà mostrato al PAX East 2023. Meglio togliere il dubbio che alimentare false speranze, però questo significa che ad aprile potrebbe esserci lo spazio per un Direct dedicato al nuovo Zelda. Io sono ancora convinto che vedremo una presentazione o quantomeno un trailer di approfondimento bello corposo, ma c'è chi avanza l'ipotesi che Nintendo si sbottonerà il meno possibile su un titolo che anche senza una forte campagna marketing alle spalle venderà lo stesso e venderà tanto. Voi cosa ne pensate? Vedremo un Direct di Zelda ad aprile? E per concludere, io comunque ve l'avevo detto che sarebbe stata una puntata ricchissima, torniamo a parlare di nuove console e next gen per modo di dire, ma questa volta lasciamo stare Switch Pro, Switch 2 e la next gen Nintendo per focalizzarci su una possibile PlayStation 5 Pro. Secondo Insider Gaming, infatti, diverse fonti anonime avrebbero confermato che Sony sarebbe al lavoro su una revisione Pro della console, prevista per debuttare intorno alla fine del 2024. La cosa interessante è però che non si tratterebbe della revisione ipotizzata in precedenza, sempre da parte di Insider Gaming, quella con il lettore ottico removibile. Questa PlayStation 5, già ipotizzata, dovrebbe essere una sorta di versione slim, pensata per ottimizzare i costi di produzione di PlayStation 5 base e unificare i due modelli attuali in un'unica piattaforma. La Slim, se così vogliamo chiamarla, sarebbe ancora prevista per quest'anno, probabilmente nei mesi finali del 2023, mentre la Pro migliorerebbe le performance di PlayStation 5. Non è chiaro quali sarebbero le specifiche di questo hardware potenziato, ma secondo l'insider, Mark Cerny sarebbe al lavoro per ottimizzare l'utilizzo del ray tracing, feature che, se attivata, costringe molto spesso a dimezzare il frame rate. Chissà, PlayStation 5 Pro potrebbe rappresentare quel gradino in più necessario per superare le distinzioni tra modalità prestazioni e modalità qualità. Da questo punto di vista PS4 Pro e One X, con la promessa del 4K, rappresentavano un salto molto più tangibile per il consumatore e chissà se il marketing di Sony riuscirà a inquadrare a dovere questa potenziale nuova PlayStation. Voi cosa ne pensate? I tempi sono maturi per una PS5 Pro? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Pro, Michele 5, Michele Play, Michele Station, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
Ragazzi, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla videogiochi, è proprio un linguaggio. Poracci, 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 poracci.